Dunque, nel pomeriggio inizieremo con un appuntamento particolare, già il secondo anno che lo facciamo, che si chiama, lo abbiamo chiamato Confluenze, cioè sono quei poeti, stranieri che vivono in Italia e scrivono nella nostra lingua, a volte autotraducendosi, a volte direttamente in lingua italiana, poi vedremo, da questo abbiamo una serie di diversità e di cose di cui poi parleremo. Poi abbiamo altri appuntamenti, Pierluigi Cappello in collegamento Skype e con Gianmario Villalta, che saranno introdotti da Nicola Boltrini. Poi i poeti stranieri, la prima terna di poeti stranieri, Nguyen Chi Trung, che viene dal Vietnam, anche se lui attualmente vive in Europa, e che sarà introdotto da Zingonia Zingone, Santiago Elordi, che pur essendo cileno è l'addetto culturale dell'ambasciata cilena in Italia, quindi in questo momento vive qui, e sarà introdotto da Matteo Lefebvre, che lo traduce, e Nathalie Riera, che viene invece dalla Francia, con cui converserò io, con la collaborazione di Elena Chiti. Poi una cosa particolare, i metroromantici, la poesia metropolitana, la poesia di strada, i poeti del Trullo, poi lo scopriremo, scoprirete insieme a noi di che cosa si tratta, sarà Lello Voce ad introdurli. Poi l'ulteriore appuntamento con la poesia italiana, Mia Lecomte, Plinio Perilli e Zingonia Zingone. Lello Voce, che ci parlerà della oralità, della poesia e poi farà la sua performance di questa poesia orale, vissuta attraverso il suono, la musica, il corpo, ce ne parlerà lui. Poi lo spettacolo, l'omaggio a Édith Piaf sulle Ciel de Paris, Marina Benedetto, di cui parleremo poi. Laura Pugno e Bianca Tarozzi a seguire. Un'altra installazione di Tiziana Ceraroscoli, un altro gruppo, anzi due poeti stranieri, Mohamed El Amraoui, che viene dal Marocco e che sarà introdotto da Elena Chiti, che lo traduce, Yang Lian, poeta cinese, esule, come diceva questa mattina il presidente dopo i fatti di Tiananmen, che sarà introdotto dalla professoressa Claudia Pozzana, che è la sua traduttrice. Poi Mario Benedetti e Bianca Maria Frabotta. E poi alla fine chiuderemo con il premio internazionale, la prima edizione del premio internazionale che quest'anno è stato assegnato a Adam Zagajewski. L'ultimo appuntamento e poi vi saluteremo. Dunque, dicevamo confluenze. Confluenze abbiamo tre autrici, tutte e tre donne. Iniziamo con Anna Belozorovic. Ciao Anna, accomodati. Dunque, Anna Belozorovic, nata a Mosca, ma ha vissuto tra il Portogallo e l'Italia, Sì. ormai vive stabilmente in Italia, in questo momento a Roma. Sì. E Anna Belozorovic scrive, ha scritto e scrive ancora in molte lingue, ha scritto prima in russo, poi in portoghese, ogni tanto pubblica ancora qualcosa in portoghese. Ho pubblicato qualcosa in portoghese, ma erano scritti più vecchi. Più vecchio. Tendenzialmente scrivo nella Tendenzialmente lingua ora del posto scrivi dove e vivo. quindi ora scrivi in italiano, Sì. che è la tua, diciamo, lingua di adozione. Sì. Hai pubblicato quattro romanzi. Nel 2005 il suo primo libro di poesia in italiano, Anima Bambina, con Besa Editrice. Nel 2007, sempre con Besa Editrice, il romanzo in versi, L'uomo alla finestra, che peraltro ha ricevuto molti riconoscimenti, questo Sì. romanzo in versi, e poi ne parleremo un attimo. Nel 2010, Gioventù, giusto? E nel 2012 Essere Pioggia con Montecovello Editore, e nel 2013 Quasi Fresco di Stampa, Sì. Qualcosa mi attende,
Lieto Colle. Intanto la scelta di scrivere un romanzo in versi, nelle cose che ho letto, mi ha incuriosito molto questa storia del romanzo in versi, perché diciamo è insolito e poi è una prova per chi non è di lingua madre italiana particolarmente impegnativa, no? Perché la costruzione di un romanzo è diversa dalla brevità, dalla densità, ma diciamo essenziale della poesia. Certo, è diverso, ma non sono sicura che in questo il verso sia un ostacolo. Può al contrario essere un veicolo. La poesia non è, come si può dire, in assoluto più difficile della prosa. Quindi in questa storia che volevo raccontare, secondo me andava narrata in questo modo. Chi è l'uomo alla finestra? È un individuo che non ha un nome fino alla fine del libro. È per definizione una persona che non ha nome, che è, non lo so, l'inverso di qualsiasi esteriorità, di tutto quello che qualsiasi individuo deve per forza avere. La sua vita sociale, il modo in cui si presenta agli altri, un percorso, diciamo... Il suo doppio? Lui è un uomo che non ha nessuna di queste cose e che lotta per non averle, lotta per non vivere come gli altri uomini e forse per non essere un uomo. Però la sua è una lotta molto tragica, per altri e per lui. Va bene, chi fosse incuriosito, ricordo che alle spalle c'è la libreria dove ci sono i libri degli autori presenti. Qualcosa mi attende, cosa ti attende ancora, Anna, a questo punto? Lo sto aspettando. Stai aspettando? Sì, qualcosa attende me e io attendo dall'altra parte. Bene, ti ascoltiamo. Va Grazie. Bene. Quante volte è cambiato il ricordo di me stessa? Da bambina a qualcosa, da qualcosa a principessa, a brutale accrescimento, a imitatrice persa, ad attrice e poi nessuno, a cornice in argento. Ora non ricordo nulla, non conosco le persone che altri hanno incontrato con lo stringermi la mano. Tutte quelle figurine che sembravano diverse sono oscure proiezioni copiate da un riflesso, le versioni di un'idea. Chi l'aveva poi pensata? Io ero sostituta. Di chi era la mia foto? Ora io sono diversa. Disconosco e non ho fretta. Più importante non avere desideri suggeriti. Come un lenzuolo alzato bruscamente che scende piano nella notte calda, finestra aperta, il silenzio fermo, si posa addosso al corpo il tuo sguardo, accoglie senza fretta le mie forme. Prima rifugio, bolla, poi contorno delle sporgenze, degli angoli nascosti, fino ad avvolgere e diventare pelle, spegne e annulla ogni nudità. Lo sguardo tuo, che non è sguardo, di chi si incontra casualmente nella folla. Non evidenzia nulla, definisce, elabora, rinomina, scolpisce, trasforma carne calda in invenzione, avanza dentro la materia ridisegnando. Come metallo liquido dentro lo stampo, non ho immagine di me e non conosco allora il corpo che tu stai guardando. Il mare è sporco e scosso e l'orizzonte è storto. Piove e mi inchioda a terra con frange d'acciaio. Dalle palpebre socchiuse come scuri di legno rigonfi, il cielo mosso piange. E divora i confini, il suono del disco finito. Ruota e mangia i suoni, come giù dalla cima, come già il mio nome. La presenza stessa, perforata dall'alto, svuotata, dispersa. Se camminano i piedi, lo so solo la via. Tra i vicoli lenti, i vicoli brutti, i passanti bagnati,
marciapiedi imbevuti in anime altre e nomi e presenze sfuggiti, disciolti, ora nulli, uniti in mare. Ossatura bianca resta il cuore irto, sta come un muro, tra nulla e niente, è una lamina dentata, taglia il vento che passa, è una grata del tempo. Sotto il bidone tamburo s'accuccia un vuoto nero, è un ombrello rotto, come un gatto morto. Io le credevo solide mattoni una volta, bulloni freddi e robusti da avvitare con calma e determinazione intorno ai fatti, con scatto e con vigore intorno ai sogni, e dietro a mura che avrebbero sorretto fino alle nuvole con radici immense, io non avrei avuto mai qualcosa da temere. Avrebbero protetto fatti e sogni. Che errore! Là dietro non c'è alcun riparo e il muro alto dondola fino in cima. Quanta stanchezza per tirarlo su, tenerlo fermo. Solo il silenzio, scopro, dura e trattiene. Dopo la notte, il giorno. Dopo il caso, il passo. Dopo il prima, il dopo. E dopo il dopo, cosa? Forse il nulla o il tutto. Forse il pensiero eterno, richiamo errante, o forse, da capo al fine, allegro. Cosa importa? Il cammino è lungo il bordo del telo. Il giorno è mettere a fuoco. La notte è sovrapensiero. Vibrazione dall'eco infinito. La vita è una nota nel vuoto. La canzone che sono suona perché un altro possiede l'udito.